Grande, grazie mille Leonardo, no, sono davvero edificato da questa conversazione. Grazie. E giusto perché appunto adesso vogliamo dare seguito a queste tue parole, ci alleniamo insieme. Oh, e allora adesso si fa sul serio. Smetto di parlare e iniziamo ad agire. Sono molto curioso di allenarmi con te, davvero, grazie di cuore. Grazie a te. Sono con Leonardo Bonomo, che sei super esperto di queste cose, e oggi mi alleni tu. Assolutamente sì. Oggi ti devasto. Sono le tue mani grosse. Ok, vai. Ok. Allora, oggi alleniamo un po' di petto. Sì. Che vedo che bisogna svilupparlo per bene. Addirittura, guarda, il colletto non ti deve entrare più fra un po', perché voglio proprio riempirti al massimo, a parte gli scherzi. Oggi facciamo 4 esercizi di petto, sì, e vediamo se comunque li fai bene, e se non li fai bene li aggiustiamo. Ottimo, più, ottimo, okay? Ottimo. Quindi partiamo con la chest press. Vai. Mi sa bassa sto sedile. Facci. Perché cosa? Abbasso un attimino. Ok, ci siamo. Ok. Ok. Allora, pugnatura un pochino più larga. Ok, fammi vedere un attimino il movimento. Ok, apri bene il petto, chiudi le scapole, allarga leggermente i gomiti, poco. Così? Perfetto. Benissimo. Ok. Io guarda, quasi l'alzerei di un altro pochino. Va bene. Di uno l'alzo. Perfetto, voilà. Vai. Quindi presa, sì, metà. Ricordati sempre la presa simmetrica. Perfetto. Ok. Ora è leggerissimo, poi, ovviamente. Questo peso qua lo sostengo. Sarebbe anche il caso. Ok. Riscaldiamoci bene. Allora guarda, facciamo un ramping. Quindi partiamo un ramping. Sì. Quindi andiamo ad aumentare il peso piano piano. Ok. Ok, ora adesso riscaldo un attimino le articolazioni. Ok, scendi pure, fammi un po' di rotazioni. Ti riesci a fare le rotazioni col bastone? Sì. Ah, no, normale, prendi un bastone o un elastico e fai delle rotazioni per riscaldare bene l'articolazione. Intanto carico un pochino di peso. Che mobilità che ho. Buona, hai buona. Visto? Ma tu sei un personal trainer? Sì, io lavoro. Sei il tuo lavoro, coach. Eh? Sì. Coaching online, in presenza? Tutte e due. Ah, figo, in presenza. Anche dal vivo, sì. Dai, sì. So. Ho anche molti ragazzi dal vivo, assolutamente. Ho un ufficio a Prato, dove appunto faccio venire i miei ragazzi, li controllo, si prepara le cose, le gare. Quindi sono con un personal trainer grande. Sì. Assolutamente sì. Sì, ok. Senti bello caldo? Boom. Sì. Continuiamo, sì, a riscaldarci un altro pochino. Sì. Quindi così. Perfetto, allarga un pochino l'impugnatura. Guarda, io ti consiglio di mettere i pollici qui all'estremità, sì, e di chiudere. Perfetto. Benissimo. Apri bene il petto, chiudi le scapole. Okay. Ricorda sempre i gomiti in linea con l'impugnatura. Perfetto. Ok, è ancora leggero, vero? Sì. Scaldati un attimino, altre 5. E 10. Benissimo. Ok, lo senti leggero, eh? Sì. Ok, carichiamo, mettiamo 20 invece che 10. Ok, adesso vediamo come lo senti il carico. Sì. Se è ancora troppo leggero per fare 6 ripetizioni, dopo andiamo ad aumentarlo. Sì, okay. Nel momento in cui troviamo il carico giusto per fare 6-8 ripetizioni massimo, è il carico che dobbiamo utilizzare per fare il top set. Cioè il set, diciamo, definitivo dove ricercheremo il cedimento muscolare. Okay. Ok. Una volta fatto questo top set facciamo un back off. Cioè andiamo a scaricare un po' il carico e facciamo una serie molto più leggera e a ripetizioni un pochino più alte. Ok? Intanto vediamo con 20 per lato cosa viene fuori. Ti aiuta a staccare. Leggera? Più che altro vorrei scaldare bene. No, riscaldati, riscaldati. Le articolazioni. Riscalda. Io peso 80. Fai 3. Ok. E poi, tipo, mi alleno in un'altra palestra. Quindi. Ok. Non hai confidenza con questi macchinari? Sì, ce l'avevo, mi allenavo qua, okay. Però adesso è un po' che non li uso, quindi ogni volta è un... Ho capito. Un terno all'otto metto certo, il peso, certo. Però fattibile. Ok, allora ancora, fattibilissimo, ancora è leggero, sì. Mettiamo altri 10 kg e vediamo com'è. Se ancora è leggero, dopo si fa l'ultimo incremento, okay. Perché secondo me poi ci siamo. Sì. Ma tu segui solamente atleti che vogliono fare le gare oppure... No, personaggi comuni, tipo persone comune. Le signore...
Allora, le signore che proprio non hanno idea di come si allena, no. Ok. Sono sincero. Cerco di avere il mio cliente medio, il ragazzo comunque già si sa un po' allenare, vuole imparare ancora meglio, vuole approcciarsi in maniera un po' più seria a questa disciplina e cercare appunto i risultati maggiori. Io potrei essere un tuo cliente, quindi. Sì, giusto. Ok. Sì, 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 assolutamente sì. Clienti preti non ne ho. Ecco. Però adesso non ne ho. Per adesso non ne ho. Effettivamente siamo un po' una nicchia. Allora. Beh, ti aiuto a staccare, vediamo di fare 6-8 ripetizioni, quindi tra le 6 e le 8. Vedete il top 7? O siamo vediamo, se mi dice leggera, si chiama il top. Vale. Su. Uno. Due. Tre. Leggero, dai. Dici? Sì. Ok, facciamo l'ultima serie con 5 kg in più per lato. Sì. E quello è il top 7. Ok? Cerchiamo di fare, come ti ho detto prima, dalle 6 alle 8. Magari arriva a 6 da solo e le ultime due ti aiuto io a chiudere, va bene? Ok. Recupera un attimino. Bravo, esattamente. Recuperiamo almeno un minuto e mezzo da ora. Allora. Sì, 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 prenditi il tuo tempo, recupera a modo. Ah, tempi di recupero? Ognuno ha la sua teoria sui tempi di recupero. Allora, secondo me devono essere medio alti. Ok. Non devono essere troppo bassi. Perché con un tempo di recupero troppo basso si rischia poi di non riuscire a fare la serie in modo adeguato. Quindi soprattutto in questo caso adesso sei leggermente stanco. Sì. Se adesso andiamo a fare un top set senza aver recuperato bene, non è un top set. Okay. Perché non hai recuperato. Set vuol dire più serie? No, top set vuol dire che appunto adesso il set che farei adesso è quello decisivo. Okay. Dove ricerchiamo il massimo esaurimento muscolare. Ovviamente non sarà un cedimento muscolare completo perché è più un cedimento tecnico che muscolare, perché appunto ciò che andrà ad esaurirsi sarà la tecnica, perché il tuo petto ancora un po' di energia ce l'ha, perché nel momento in cui te finisci quella, se inizi a farti fare delle croce cavi riusciresti a farle, però a noi non ci interessa cercare un esaurimento, un cedimento muscolare completo, ma un cedimento tecnico, diciamo, in questa su questa macchina, su questa macchina, dove comunque il petto raggiunge un buono stato di fatica e dopo facciamo un back off. Ok. Quindi una serie con un carico più leggero. Taglia. E poi si cambia esercizio. Ti aiuta a staccare. Ricordati quando fai delle serie pesanti, ricordate anche voi che avete a casa, quando fate delle serie pesanti come alla chest press, cercate qualcuno che vi aiuti a staccare, perché la prima parte del movimento è la più difficile. È tremenda, e rischiate di farvi male, perché partite magari con la spalla in anteposizione e allora lì vi fate male. Ok, è passato un minuto e mezzo, quindi circa 2 minuti di recupero totali da quando abbiamo smesso. Sei energico, ce la fai? Vai! Vai, via! Ok, tua, aspettati bene. Sì. Tua. Uno. Due. Forza. Tre. Forza. Uno. Ancora, 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 non mollare. Forza. Su, dai. Fermo qua, aspettati bene. Scendi lentamente. Carico sul petto, non sulle spalle, Tienila, 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 tienila. Molto bello. Buono? Carino. Buono. Ok, pectoral fly. È macchina molto carina per isolare i pettorali. Dico sempre, ragazzi, che seguo, state attenti a, diciamo, l'escursione delle varie impugnature. Perché se non avete una buona mobilità non ha senso portarlo troppo indietro, perché poi non riuscite a staccarlo, siete da soli, ma se avete una buona mobilità comunque mettetelo, diciamo, con un'escursione che vi consente di creare un buon allungamento pettorale. Quindi un po' più indietro rispetto all'asse delle spalle. Sì, questo dipende dalla tua mobilità. Okay. Cioè, se la tua mobilità ti consente di creare un buon allungamento senza appunto andare in anteposizione delle spalle o creare comunque degli scompensi strani, allora cerca il maggior stretch possibile. Okay. Nel caso in cui appunto non hai una buona mobilità, mettiamolo in maniera da... Io dovrei avere una buona mobilità. Sì, ho visto, facendo le rotazioni non è male. Quindi guarda, secondo me se lo mettiamo qua dovrebbe andare bene. Quindi però di per sé più è indietro e più stretch lavora. Okay. Sì, più stretch crei. Ovviamente sempre senza appunto portare il corpo a creare scompensi particolari. Allora, qui andiamo a fare 3 serie da una decina di ripetizioni. Sì. Movimento controllato. Sì. Cerchiamo di, come ti ho detto prima, allungare il più possibile, sentire appunto un buono stretch.
poi in fase concentrica arriviamo appunto ad avvicinare più possibile le mani tra loro, sì, e cercare una massima contrazione, okay, anche in fondo alla concentrica, quindi la fase positiva. Quindi movimento lento e controllato, una decina di ripetizioni per 3 serie. Ok. Va bene? Il carico abbiamo 20 kg, vediamo come lo riesci a gestire dalla prima serie. Sì. Se lo gestisci bene proviamo ad aumentare, se no mantiamo questo o diminuiamo. 10. Ok? Dovrebbero riuscire, okay, dovrebbero riuscire 10 ripetizioni. Ok, anche qui una buona riduzione scapolare, cioè che non portare troppo le spalle avanti. Senti il petto? Ok, apri bene, apri bene, senti un allungamento. E forza, avanti, avanti, avanti. Forza. Aspetta, non sbattere. Ok. Molto bene, allunga più che puoi, tenta non appoggiare, buono, chiudila da solo, dai. Olè, buono, 10. buono, fammi una posa, non so farle, tira un po', non so farle, dai, prova, cavolo, non è male, guardate qua, fai così, ma vai, che braccio c'è il nostro amico qua. Ci siamo, non è male assolutamente. Cioè, ai fini dell'aumento della massa muscolare, sì, quindi è meglio fare più peso e meno ripetizioni. Allora, se uno ricerca... Ai fini dell'ipertrofia. No, allora, ciò che crea ipertrofia alla fine è un miglioramento della performance. Nel momento, okay, in cui la tua performance in allenamento migliora, e ha una giusta dieta ovviamente, allora pian piano i muscoli crescono, si adattano, è l'adattamento che fa crescere i muscoli, che quando appunto la nostra forza aumenta, quindi la performance migliora in termini di forza e creiamo questo adattamento qua, la massa muscolare inevitabilmente migliora. Okay. Ovviamente non deve essere una forza una ricerca di un aumento di sola forza massimale, tipo un power lifter, bravissimo. Consideriamo che anche molti di loro però hanno dei bei fisici, eh? Sì, certo. Quindi se hai anche una genetica che risponde bene a quel tipo di allenamento, cresci assolutamente. Certo. Però in ottica bodybuilding dobbiamo ricercare magari un miglioramento di forza nei termini delle 4, 5, 6, 8 ripetizioni. Okay. Ok. E poi ovviamente abbinarci anche dei lavori un po' metabolici per tutti gli effetti positivi che porta, come il trasporto di nutrienti. Ora il... finito il tempo. Finisco dopo di parlare, dai. Forza, è l'ultimo, quindi concentrato, spalle indietro, bravissimo, concentra la mia voce sul petto, devi sentire che si allunga, devi sentire una contrazione di tutto buono, occhio. Approvato. Dai. Ok, adesso ricerchiamo un coinvolgimento delle fasce clavicolari, cioè di questa parte alta petto del pettorale. Sì, okay. il famoso petto alto. E qui ho visto c'è una bellissima chest press inclinata. Guardate, bellina. Fammi vedere a carico vuoto come la fai, così se c'è qualche errore te lo sistemo e poi carichiamo dopo. Ok? Allora qui mi piace questa impugnatura qua, metti i pollici come lì, metti i pollici qua. Ok, perfetto. Fammi vedere come la fai. Benissimo, bravissimo, i gomiti stretti. Mi piace come la fai, è molto buona, molto buona. Allora allarga leggermente, perfetto. Allora, un errore che fanno molti qua è quello lì di creare un arco esagerato. Perché appunto è importante creare l'arco quando uno allena il petto, cioè è fondamentale. Però se qui crei un arco esagerato, che cosa fai? Ti inclini troppo e cambi il piano di lavoro. Non è più una panca inclinata. Bravissimo, okay. Diventa come una chest press normale. Okay. Quindi è importante quando si fa questa chest press qua rimanere abbastanza aderenti alla seduta. Perfetto. Ok, come hai fatto te è buono. Ok, adesso andiamo a caricare. Lì avevamo 2 dischi da 20 ed uno da 5. Qui carichiamo un pochino meno perché comunque sei già stanco. Certo. Cerchiamo sempre di fare 6-8 ripetizioni per 3 serie. Ok. Ok, quindi mettiamo magari 20 e 15 e vediamo come viene. Proviamo. Infatti quando mi alleno con il personal trainer, sì, effettivamente riesco ad avere un effort più grande perché
mi aiuta a fare le cose che non riuscirei a fare da solo. Normalissimo, normalissimo. Sicuro che ce la faccio? Sono messo. Quante? 6 e 2. Ok, buono, buono. Ho visto che hai fatto abbastanza fatica, sì, però mi va bene, okay, mi piace. Adesso recuperiamo circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo, okay, e riproviamo con lo stesso carico. Okay. Se poi vediamo che è troppo, l'ultima si abbassa leggermente. Vabbè, quindi quant'è? 20, 40, sì, abbiamo 30, 70 kg? Sì, abbiamo 35 kg per l'altro. Ok, è buono come peso? Sì, è molto buono, è molto buono. Per essere il terzo esercizio è molto buono. Sì, sì, poi comunque vedo che hai un buon coinvolgimento, perché vedo che appunto riesci ad attivare bene le fasce clavicolari. L'unica cosa, l'impugnatura, cerca di non tenere la mano in questo modo, okay, ma cerca appunto di tenerlo dritta, così, in modo che appunto il pugno è in linea e l'impugnatura è in linea col polso e l'avambraccio. Ok, quindi, lo so che è più complicato nella chest press inclinata che verso l'alto, sì, quindi ti viene da okay, tenerla così. Okay, okay. Però se riesci a settarti bene, dovresti farci. Questo per evitare infortuni o anche per avere più forza? Anche, per, sì, tutte e due. Soprattutto per evitare l'infortunio. Sì, sì, sì. Ok, okay, va bene, ci sta. Ok, recuperiamo a modino. 2 minuti e mezzo è... Sì, no, ci vogliono. Quando si fa un lavoro di questo tipo, almeno tra i 2 e 2 minuti e mezzo ci vogliono. Anzi, se magari facevamo anche la panca inclinata con i manubri, sì, che ti porta comunque anche ad un utilizzo degli stabilizzatori, comunque sì, una fatica un pochino maggiore, anche 3 minuti è qualcosa in certa Davvero? Situazione. A voglia, ci vuole. Sì. Per crescere muscolarmente, se facciamo un tipo di lavoro di questo tipo, dove sì, cerchiamo appunto l'utilizzo di un carico medio-alto, allora il recupero okay, deve essere medio-alto. Se certo, invece cercavamo uno stimolo prettamente metabolico, allora magari il recupero poteva essere leggermente più basso, però il carico appunto utilizzato era molto minore. Certo. Ok. Te adesso come stai mangiando più o meno? Le conosci le tue calorie? No, non conosco le calorie, ti posso dire i pesi, i grammi. Ok. Io mangio ad ogni pasto più o meno 200 grammi di carboidrati. Quanti pasti fai? Allora, aspetta, colazione non lo quantifico, però ci butto latte, avena. Ok. Uvetta, cioccolato fondente. Va bene, ci un po' sta di cereali. Poi ci a metà faccio una spuntina merenda, dipende, yogurt greco, un po' di, okay, un po' di cornflakes. Pranzo, 200 di carboidrati, più o meno 200 lordi, sì, giusto? Sì, sì, a crudo. Ok. Ok, e 200 di proteine, posso di carne, carne, pesce a volte di più, un po' di verdure, poi sugo e quant'altro. E a metà, in genere se mi alleno dopo mangio uova, pomeriggio merenda con le uova, di solito 2 uova. Ok, cioè, uova intere? Uova intere, sì. Ok. E poi a cena, idem più o meno. All'inizio sto un po' meno di carboidrati, alzo un po' di proteine e poi prima di andare a nanna ho sempre fame, quindi mangio qualcosina, okay, un po' di yogurt. Abbastanza. Se posso darti un consiglio, sì, è dopo l'allenamento ricerca di introdurre soprattutto carboidrati e proteine, sì, meno grassi. Ok. Ok, perché i grassi rallentano un pochino la digestione, sì, e te cerchi appunto di ripristinare subito le riserve, sì, di glicogeno ad esempio utilizzate di recupero. Ok. E il grasso invece, appunto, l'utilizzo dei grassi tende a rallentare questa cosa. Okay. Non c'è una grandissima differenza, però se vuoi fare le cose ancora più perfette, limita più i grassi nel post allenamento, ma magari alzali un pochino di più a colazione o nel okay, pre-nanna. Magari nel pre-nanna può essere buono. Davvero? Sì, così rallenti un pochino la digestione notturna, cambia poco, sì, però comunque magari mantieni appunto questa digestione un pochino più lenta e magari hai meno fame durante la notte. Pensavo ti svegli con... no, contrario, pensavo che tanto... di notte, dato che si dorme, devo no, mangiare. No, ovviamente no. Quindi. Ovviamente quello che conta però, ciò che realmente conta è l'introito calorico giornaliero e meglio ancora quello settimanale, sì, ok? Quindi alla fine l'utilizzare i grassi in maniera un pochino diversa un'altra giornata non fa questa grandissima okay, differenza. Il timing è importante, ma, se tipo ma non io troppo. A pranzo mangio un po' di meno, okay, a cena posso mangiare di più? Sì, assolutamente. Devo farlo. Se, te, se appunto, voglio avere una dieta. Sì, se hai una dieta che ne so, da 3000 calorie, tot carboidrati, sì, tot grassi, tot proteine, se in un pasto mangi meno, recuperi nel pasto successivo. Ok. Assolutamente non è un problema. Tanto quello che conta, come ho detto, è l'introito calorico totale. Poi un po' di domande da questo punto di vista. A voglia, vai. Intanto partiamo che è già passato, stai recuperando anche troppo. Aglia. Allora, devi staccare. Tre, duro. Due, mi raccomando, non cerchi, Buono. Dai, ti riposi a casa dopo, non ora. Forza. Forza. Bravo così. Ancora.
fermo, seccati. Fase mega equivalente. No, okay, basta, c'è andato. C'è andato. Ok, però vuol dire che ha lavorato. Cavolo, abbastanza, ah, sì. Ci ottimo. Siamo. Dai, grazie. Ok, ultimo esercizio, croci ai cavi alti. Oh, classico. Classico croci ai cavi alti. Facciamo una decina di ripetizioni per 3 serie. Concentrate bene. Facendo qualche passo avanti vedrai, sì, che avrai un'ottima tensione quando allunghi. Sì. E la tensione man mano si scaricherà un pochino quando vai, sì, nella fase concentrica. Quando sei in questa posizione dovresti sentire abbastanza, okay, abbastanza la contrazione, l'allungamento. Sì. Perché voglio farti lavorare anche abbastanza in allungamento, perché è importante. Sì. Ci sono degli studi nuovi che dicono appunto che lavorando in allungamento si genera una buona ipertrofia. È meglio allungare che non... Teoricamente dei nuovi studi dicono che lavorando tanto nella porzione di allungamento, okay, del muscolo, buono. Si genera appunto questa ipertrofia. E noi ci fidiamo dei nuovi studi. Okay. Così dicono. Allora. Ok. Così? Quando stacchi, settati già per bene. E non ok, bravissimo. Così. Benissimo. Adesso avanti. Ok. Presa neutra. Bravissimo. Spalle indietro. E giù. La tensione massima ce l'hai qui. Basta. Perfetto, bravissimo. Allunga il momento di sentire il palco si stira e strizza. Porta le spalle, lo porta qua. Sette di bene con le mani. Ok. Devi essere te che continua il carico, non il carico che continua a te. Aggancio. Carino. Com'è? La senti la contrazione quando allunghi? Lo sento. Qua, sì, si sente qua. Fatto enorme, Funziona? O si sta strappando la mano? Che cavolo, Buono, dai, comunque dai, bravo. Ottimo, buono. Hai un buon feeling. Attento, l'unica cosa, a non perdere la posizione delle spalle appunto, sì, mentre fai l'esercizio. Ma guarda, tra il dire e il fare si sa che c'è di mezzo il mare, quindi è facile dire attento, devi fare tutto perfetto, ma quando ti metti sotto i pesi è normale fare delle leggere, certo. Diciamo, oscillazioni con la spalla e tutto quanto, perché la differenza tra la pratica e la teoria è proprio questa. Quando uno si va a approcciare poi in sala capisce che la perfezione, sì, massima è quasi impossibile ottenerla. Sì, bisognerebbe essere estremamente concentrati su tutte le fibre del corpo e... Assolutamente sì, però è una cosa che viene dopo tanto, certo, tempo, con tanti allenamenti, con tanta esperienza. E poi quando uno vuole provare a caricare un pochino di più per provare a esprimere, certo, un pochino più di intensità di carico, è normale che magari ci sono delle leggere variazioni con la spalla, okay, e dei leggeri errori. Ma, certo, il miglioramento della performance sta nel fare l'esercizio inizialmente non perfetto e poi arrivare alla perfezione con quel carico. Okay, ecco. Quindi non è sempre... Questa cosa mi rassicura. No, è vero, perché uno pensa che, certo, si migliora in palestra solo migliorando il carico. Sì, migliora, no, il carico a posto. Invece la forma è importante. Bravissimo. Se te facevi un determinato esercizio con un determinato carico, no, infatti, in una determinata forma, se poi migliori la forma migliori anche se forse se lo facessi velocemente potrei spingere di più, però in realtà forse avrei meno ipertrofia. Invece adesso controllo, tengo il peso magari un po' più basso, però sento e riesci a concentrarti, sì, meglio. E poi questo è il secondo allenamento della giornata per me, quindi sono già stanco. Complimenti. Complimenti. Però non faccio bodybuilding, non è che sono un bodybuilder che però comunque hai retto due allenamenti, forse non ce la farei. Qui quattro esercizi. Bastano? Sì, sì, nel nostro caso direi di sì, assolutamente. Poi ovviamente questo è un esercizio di ovviamente questo è un allenamento dimostrativo, certo, per, certo, capire e darvi e proporre un allenamento reale per voi bisognerebbe studiare il soggetto. Questi sono degli esercizi che possono essere inseriti in una scheda, sono degli ottimi esercizi che messi anche in questo ordine non sono male, però ovviamente reps, ripetizioni, come gestirli, quando inserirli eccetera ovviamente andrebbero contestualizzati per il soggetto, certo. Però come schedina anche per partire, per approcciarsi un pochino all'allenamento potrebbero andare bene. Perfetto, comunque per me, io mi sono allenato così. Sì, sì, te ti sei allenato. Okay. Ovviamente se sei consapevole di avere un'ottima capacità di recupero muscolare, certo, potresti anche riallenare il petto magari fra 3 giorni, okay, 4 giorni, ok? Dargli un altro stimolo e così via. Questo bisogna un attimino capire come passa, certo, la scheda e tutto quanto. Quante volte dovrei allenare il petto? Almeno una settimana, giusto? In teoria. Minimo. Si tratta di monofrequenza. Minimo. Si tratta di
dietro dicano almeno, ovviamente sì, e, però quello che dico io, secondo me, è che la multifrequenza, sì, cioè lo stimolo del gruppo muscolare più volte in una settimana è migliore rispetto alla monofrequenza, sì, cioè allenare il singolo gruppo muscolare una volta. Però chiaramente se fai multifrequenza devi diminuire l'intensità, devi gestire in maniera un pochino diversa i vari parametri di allenamento. Però un esercizio, un tipo di allenamento del genere potrebbe essere anche inserito in un contesto di multifrequenza, certo, assolutamente. Magari fai questo, poi fai 3 o 4 giorni, fai altri 2 esercizi ad esempio. Magari non 4, ma un po' qualche richiamo. Sì, bravissimo, sì, assolutamente. Chiaro? Ok. Passati in questo istante 2 minuti, se te la senti ripartiamo e concludiamo. Let's go. Ok, settati bene, settati bene. Ok, bello? Ci sei, via. Allunga le pettorali, allunga le pettorali. Ok, smetti, forza, so che sei stanco, ma è giusto. Forza, concentrati, dai. Forza, forza, dai, che hai? Tutto quello che hai. Se no non si va via, è componente, attenzione. Forza. Forza, forza, altre 2. Ok, concentrati. Bravissimo. Giù, giù, giù. Stop, basta. Poggio. Bravo. Alla grande. Finito? Sì, alla grande. Grazie Leonardo, alla veramente grande. Finito? Alla vai grande. In pace. Ma cosa ci fa un prete in palestra? Mentre Alberto non c'è, io flex un po'. Ehi, ehi, ehi.